Penso ci sia una parola sola per definire le partite degli italiani ieri, ovvero peccato. Peccato perché sono state un po' buttate via delle occasioni, soprattutto da parte dell'Inter, e peccato però in un altro senso per il Napoli, perché la prestazione in casa del Real Madrid c'è stata e non si può dire nulla, però non è riuscito comunque a portare a casa dei punti, anche per l'errore di Meret, però ci sono anche altri fattori. Comunque il Real Madrid è sempre il Real, quindi è molto complicato giocarci contro. Bene a tutti ragazzi da Frantuf, andiamo un po' ad analizzare le partite di ieri in Champions. Una giornata in Champions che ha visto le italiane un po' in difficoltà, visto che c'è stata la vittoria solamente della Lazio, il pareggio dell'Inter col Benfica e poi due sconfitte tra Milan e Napoli. Andiamo un po' a vedere quello che è stata la partita del Napoli. Napoli che perde in casa del Real Madrid per 4-2. Una partita molto equilibrata in cui il Napoli ha giocato molto bene, ha giocato sicuramente una partita quasi alla pari contro il Real Madrid, sicuramente il Real Madrid che era pieno di assenze perché molti giocatori non c'erano per infortunio, quindi non era proprio il super Real Madrid dei super titolari perché mancava Vinicius, mancava Modric, manca e mancherà forse per tutta la stagione, se non mi sbaglio Camavinga, manca Tchouaméni, quindi era un Real in piena emergenza, ma si chiama comunque Real Madrid e ieri lo ha dimostrato, perché poi quando giochi con quel giocatore lì davanti a centrocampo che fa un po' tutto, diciamo, fa anche il caffè, ti fa una differenza abissale, perché davvero Bellingham quando, non lo so, in questo inizio di stagione sembra davvero, è davvero ingiocabile. In questo momento forse, non dico che abbia superato Mbappé Haaland in questo momento come dominio della partita, delle partite in campo, ma ci va molto vicino, è molto vicino, forse ha quasi superato Mbappé Haaland perché davvero è dominante all'interno del campo, perché fa anche la fase difensiva in maniera clamorosa, perché fisicamente è un mostro, segna, fa gol, fa assist, ieri ha fatto un assist sul il 4-2 del Real Madrid, nasce da un assist mostruoso di Bellingham d'esterno, per Osero sul secondo palo, una palla fuori di testa. Il gol di Bellingham del momentaneo 2-1 per il Real Madrid è un colpo di testa che sembra facile, ma non lo è assolutamente, anche se il cross di Alaba era meraviglioso, ma il colpo di testa di Bellingham non è che sia molto semplice da fare. Oggettivamente, quando giochi contro questi tipi di giocatori, è normale che tu possa andare in difficoltà, e il Napoli comunque è andato evidentemente in difficoltà. Meret, comunque, c'è stata la questione di Meret. Molti tifosi del Napoli si sono lamentati con il portiere, con quell'errore che ha fatto, evidente anche sul 3-2, il gol di Paz. Però, oggettivamente, anche prima, però, Meret aveva fatto delle parate importanti proprio su Bellingham con il piede, quel colpo di testa che è riuscito dove è riuscito ad intervenire nonostante fosse in controtempo. Comunque, le parate Meret lo aveva fatto. Però purtroppo in Champions, quando giochi queste partite, anche un minimo errore cancella completamente la buona prestazione che stai facendo. Perché oggettivamente la prestazione di Meret fino a quell'errore era stra positiva, forse era anche quasi sul 7, perché aveva fatto un'ottima partita Meret. Poi obiettivamente quell'errore che distrugge completamente anche il morale del Napoli, perché all'ottantesimo poi prendi quel gol un po' cala anche il morale della squadra, perché nonostante abbia fatto quella grandissima partita fino all'ottantesimo, comunque una partita molto intensa in cui Napoli addirittura sul 2-2 ha avuto le occasioni per fare il 3-2, gli è stato annullato un gol giustamente a Osimhen per fuorigioco. Quindi il Napoli comunque le cose aveva l'occasione in contropiede, quel 2 contro 3 che non è riuscito a sfruttare, quindi le occasioni di Napoli le ha effettivamente avute. Non è riuscito a sfruttarle, e poi quando prendi quel gol all'ottantesimo, obiettivamente ti taglia completamente le gambe. E poi io se l'ho chiuso i conti con il 4-2. Oggettivamente, però, questa partita per il Napoli non era importantissima. Forse sarebbe stato importante portare a casa il pareggio perché avrebbe chiuso definitivamente i conti. Però, per il primo posto, comunque, serviva una vittoria oggi. Una vittoria ieri, scusate, e poi una vittoria nel prossimo turno, sperando sempre nella sconfitta anche nel prossimo turno del Real Madrid. Quindi per il primo posto era un po' complicato. Adesso il Napoli, l'ultima partita con il Braga, che ieri non è riuscito a vincere con l'Union, è finita 1-1.
E quindi il Napoli, come vediamo, ha 3 punti di vantaggio sul Braga. E in questo momento per il Napoli la prossima partita basta o vincere o pareggiare, o addirittura basta anche perdere solamente con un gol di scarto. Quindi il passaggio del turno per il Napoli è in questo momento ad un passo, perché è molto vicino. Non difficile che il Napoli possa perdere in casa, non me ne vogliono i tifosi del Napoli, però penso che il Napoli sia strafavorito per passare il turno. Andiamo un po' a parlare dell'Inter invece. L'Inter, che era già qualificata, che sapeva che in caso di risultato analogo tra la sua partita e quella del Real Sociedad, comunque l'ultima giornata avrebbe dovuto giocare in casa contro il Real Sociedad per vincere e per passare il turno da prima, e quindi Inzaghi fa un turnover estremamente ampio. L'Inter per il primo tempo decide deliberatamente di non entrare in campo e prende 3 gol dal Benfica. Clamorosamente prende 3 gol da João Mário. Penso che Audero non uscirà di casa per un paio di giorni, perché prendere tripletta da João Mário è un qualcosa di clamoroso, anche se João Mário è diventato un buon giocatore, però per quello che aveva fatto all'Inter sicuramente è un po' una brutta botta, sarà una brutta botta da digerire per Otero. Poi l'Inter comunque il secondo tempo entra in campo con un'alta testa, addirittura riesce a fare il 3-3, rimonta clamorosa in cui il Benfica crolla deliberatamente. Comunque questo Benfica ha una fase difensiva che è paragonabile allo zero, probabilmente è paragonabile anche alle peggiori della Serie A, perché la difesa del Benfica è praticamente inesistente. In fase offensiva sono comunque talenti importanti che giocano bene con la palla, poi in difesa comunque sono assolutamente inguardabili, e ieri l'hanno dimostrato per l'ennesima volta. Infatti l'Inter per pochissimo, al 94esimo addirittura, ha preso un palo, è andato vicinissimo anche a vincere questa partita. Dico peccato all'inizio del video, per quanto riguarda la questione dell'Inter, perché l'Inter ha fatto questo enorme turnover, ha deciso di ha regalato completamente un tempo al Benfica, ha preso 3 gol, e allo stesso tempo la Real Sociedad non è riuscita a vincere contro il Salisburgo, è finita 0-0. E questo è un gran peccato, perché l'Inter avrebbe avuto l'occasione tranquillamente per riuscire, nel caso in cui avesse vinto contro il Benfica, e aveva tutte le carte in regola per farlo, visto che nel secondo tempo con le riserve è riuscita a distruggere praticamente la difesa del Benfica, solo che nel primo tempo ha deciso di non giocare, e quindi sei comunque sotto 3-0, è difficile comunque andare a vincere anche facendo entrare i titolari, e non è riuscito comunque a portare a casa i 3 punti. Nel caso in cui avesse vinto l'Inter l'ultima giornata, avrebbe avuto 2 risultati su 3 contro la Real Sociedad, che invece adesso ha il coltello dalla parte del manico, e l'Inter sarà comunque costretta l'ultima giornata a vincere contro la Real Sociedad per chiudere i conti per quanto riguarda la prima posizione nel girone, perché nel caso in cui dovesse arrivare un pareggio, comunque anche l'andata è finita in pareggio, si andrebbe a vedere la differenza reti. La Real Sociedad, se non mi sbaglio, ha vinto 4-1 contro il Benfica, quindi ha una differenza reti maggiore rispetto all'Inter. Infatti in questo momento, come vediamo anche dalla classifica, l'Inter è seconda del girone, anche proprio perché ha una differenza reti inferiore rispetto alla Real Sociedad. Quindi un'occasione che magari l'Inter avrebbe dovuto, a mio avviso, sfruttare meglio. È vero che, a parte che a me questo turnover di Inzaghi, non so voi, però questo turnover esasperato di Inzaghi, che fa ogni tanto, che decide deliberatamente di togliere tutti i titolari, questo turnover così fatto in questo modo, a mio avviso è un turnover sem quasi sempre sbagliato, perché il turnover secondo me si fa gradualmente. Non è che a un certo punto in una partita decidi che non gioca più nessuno dei titolari, giocano tutte le riserve, tutte le seconde linee, mandiamo tutte le seconde linee, così non facciamo riposare i titolari tutti insieme. Secondo me bisognerebbe far riposare i titolari una volta riposa uno, una volta riposa l'altro, così da non soffrire troppo l'assenza magari di tutti questi giocatori titolari. L'Inter nel primo tempo l'ha sofferta, ma direttamente magari i riserve non erano pronte a partire titolari da subito contro un Benfica che invece è partito a 2000, e ha immediatamente portato la partita sul 3-0. Poi nel secondo tempo comunque le seconde linee dell'Inter si sono fatte valere e sono riuscite a portare a casa il 3-3, che è comunque una dimostrazione di estrema forza da parte dell'Inter, che però ha buttato all'aria magari un'ultima partita contro la Real Sociedad, che poteva essere sulla carta molto più comoda. Però comunque l'Inter ha tutte le capacità per vincere tranquillamente con i titolari contro la Real Sociedad in casa. Vedremo, se non mi sbaglio, il 13 di dicembre come andrà a finire questo girone.
Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del Napoli, dell'Inter, come finiranno il loro, se il Napoli riuscirà a qualificarsi definitivamente nell'ultima tira contro il Braga e se l'Inter riuscirà a passare il turno come prima e a battere quindi nell'ultima giornata la Real Sociedad. Fatemelo sapere nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video e di andare in descrizione dove troverete il canale TikTok, dove usciranno tutti i video per quanto riguarda la Champions e quant'altro. Io vi rimando ad un prossimo video, bella!